Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Geo 84. Come avevo promesso ieri, rieccoci con una nuova puntata del calciomercato per parlare di un possibile affare che riguarda sia il reparto difensivo giallorosso sia il reparto offensivo del Torino. In quest'ultimo ora infatti si sta parlando di una possibile offerta della Roma per Bruno Peres, il terzino tanto richiesto da mezza Italia e che da ben 3 anni noi dovremmo prendere per la nostra Roma ma ancora non abbiamo preso, e l'offerta prevede la cessione a titolo definitivo di Ljajić, Iago Falche e 10 milioni per le prestazioni di Bruno Peres. E qua mi verrebbe da dire, ma volete anche una fetta di culo, volete? Cioè, io non lo so, cioè, va bene, ok, che così ci libereremmo di 2 esuberi e questa sarebbe la cosa migliore di questo affare, però non penso che Bruno Peres valga così tanto che bisogna dargli 2 giocatori e offrirgli altri milioni, cioè secondo me è una cosa assurda. Bruno Peres ha un grande difetto, secondo me, che sa spingere bene ma non sa difendere, e alla Roma serve un giocatore che sappia difendere bene. Florenzi lo ha dimostrato, è un terzino, per esempio Florenzi, adattato a terzino, sa spingere comunque bene, ma difensivamente è penoso. Non possiamo spostare Florenzi davanti per prendere un terzino a tantissimi milioni che ha gli stessi pregi ma anche gli stessi difetti, e quindi secondo me non sarebbe un'operazione per nulla vantaggiosa. Ripeto, così ti libereresti di 2 esuberi che non sono da poco, perché sia Ljajić che Iago Falche non interessano alla Roma. Ljajić sia perché non è più un giocatore da Roma e sia perché lui se ne vuole andare. Iago Falche perché ha dimostrato in quest'ultima stagione di essere un giocatore che si impegna, quello senza alcun dubbio, però non ha i valori tecnici per poter giocare nella Roma, e quindi ovviamente questo sarebbe il lato positivo di questa operazione. Però facciamo un pochino di calcoli. Ljajić ha una valutazione di all'incirca 11 milioni tenendoci proprio alti. Iago Falche sui 6-7 milioni, lo abbiamo preso a 9, ha giocato peggio delle aspettative, quindi 6-7 milioni. Quindi 11 milioni, più 6 milioni, 17, più altri 10 milioni, mi volete far credere che Bruno Peres vale 27 milioni. Inoltre il mio amico Enrico Rivalto 98, che fa video come me però inerente al Torino, e vi invito a visitare il suo canale, mi ha detto che Cairo è uno che per questi giocatori vuole soltanto cash, quindi o 25 milioni o non se ne fa niente. E sinceramente non lo capisco, perché comunque per il Torino Ljajić e Iago Falche non sono certo dei giocatori malaccio, anzi soprattutto Ljajić sarebbe un top player di questa squadra, che comunque in questa stagione ha faticato molto nel produrre gioco, soprattutto in fase offensiva. E due giocatori che comunque secondo me per una squadra come il Torino sono veramente validi, io aspetterei prima di rifiutarli. Io comunque spero che questa offerta non sia vera, perché comunque ci spenderemo tanti soldi per un giocatore che non mi piace. È un giocatore che se lo prendiamo va bene, però non mi piace. Cioè non è quel giocatore che tu dici, oh che spettacolo, ma questo è fortissimo. Cioè secondo me è un giocatore che si è cullato troppo sul gol contro la Juve, bellissimo. Però un giocatore deve fare più oltre che un bellissimo gol alla Juve. E lui secondo me, oltre a una buona spinta offensiva, ha poco altro. Cioè sì, è molto, si impegna molto, è molto aggressivo, determinato quando spinge. Però secondo me alla Roma serve tuttora un terzino più difensivo che offensivo, perché comunque a livello offensivo siamo messi bene, abbiamo fatto 85-86 gol e quindi diciamo che non ci serve un terzino che sa solo spingere, dato che comunque in quest'ultima stagione abbiamo sofferto molto di più in difesa che in attacco. E quindi secondo me preferirei viare su terzini che sono più bravi in fase difensiva. Questo ovviamente è un piccolo problema, perché a questo punto se non punti più su Bruno Peres devi vendere Ljajić e Iago Falche a un'altra squadra. Però secondo me sono giocatori che si possono vendere. Iago Falche un po' meno, ma secondo me Ljajić può benissimo trovarsi un'altra squadra. Cioè non penso che non c'è nessuna squadra che lo vorrebbe avere in rosa. E quindi secondo me Ljajić si potrebbe spostare anche in altre squadre, mentre invece Iago Falche la vedo un po' difficile. Se arriva un pazzo che ci chiede, che ci dà 30 milioni per Ljajić, Iago Falche, Dumbia, Iturbe, eccetera, eccetera, e tutta la mandria di pipponi che ci portiamo appresso, allora va benissimo. Però la vedo veramente, veramente difficile. Questo, diciamo, è il problema principale del calciomercato della Roma, che prima di poter comprare dei giocatori se ne deve liberare di quelli in esubero, perché tu non puoi rischiare che arrivi al 31 agosto e Dumbia, Iturbe, Ibarbo, Ljajić e Iago Falche sono ancora tutti nella tua rosa, perché avresti una rosa di 40 giocatori e non puoi pagare tutti gli stipendi, cioè falliresti. E quindi secondo me in questo momento Sabatini si sta
informando più su come cedere gli esuberi piuttosto che a comprare. Quindi dovremo aspettare un pochino prima di vedere dei colpi in entrata. E lo capisco benissimo, ci mancherebbe altro. Però ovviamente spero che Sabatini riuscirà nell'impresa di vendere tutti questi pipponi in squadre temerarie. A parte scherzi, però spero che riuscirà comunque a darlo via in squadre che li farebbero giocare e speriamo che con i milioni ricavati ci potremmo sistemare tutta quanta la squadra, sia in difesa, sia in centrocampo che in attacco. Però comunque concludendo il mio commento su questo possibile affare sull'asse Roma-Torino, io spero che non si faccia, o perlomeno spero che se Bruno Perez dovrà venire a Roma non dovremmo aggiungerci altri milioni, magari vediamo gli Aic più 5 milioni, si può sistemare un po' l'offerta. Però spendere così tanti soldi per un terzino prettamente offensivo e che difensivamente è nullo quasi, mi sembra veramente una grande sciocchezza e dubito fortemente che la faremo. Anche se ovviamente dopo aver detto che dubitavo fortemente che la Roma avrebbe ceduto Pjanic alla Juve, qualsiasi cosa può succedere. Quindi aspettiamo e vediamo. Intanto vi ho detto cosa ne pensavo io e vi invito, come al solito, a farmi sapere voi cosa ne pensate di questo possibile affare e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!